Nuova stagione con Tra le righe incontro con l'autore. Oggi non vi presenteremo un libro, bensì tre. Ho il piacere di avere di nuovo nei nostri studi, almeno idealmente, virtualmente, in collegamento Skype, una teologa, musicista, scrittrice. Lei, Loredana Birocci, è in collegamento Skype con noi. Oggi presentiamo tre dei suoi ultimi lavori. Ciao Loredana, benvenuta. Buongiorno, buongiorno, grazie, ben ritrovati, grazie. Allora, andiamo in ordine di pubblicazione. Il primo libro di Sì. cui parliamo oggi si intitola Quando pregate, dite, la sequela di Gesù di Nazareth. Tutti e tre i libri che presenteremo oggi sono Tau Editrice. Allora, a proposito di preghiera, il titolo di questo libro è, mi viene in mente, guarda, come se fosse un manuale di istruzioni per aiutarci nella preghiera, per insegnarci quasi a pregare, o no? Allora, diciamo che questo libro che io ho definito anche nella presentazione è un manuale di preghiera. Istruzioni non tanto, cioè è un percorso, però la cosa principale che mi ha portato a voler scrivere questo libro è per aiutare tutte quelle persone che hanno difficoltà a pregare, perché magari non conoscono tutto quello che è il mondo che c'è dietro alla preghiera. La preghiera non è solamente in una modalità. Noi siamo abituati, ovviamente, a pregare il rosario, però non è solo quello. Quindi intanto far conoscere a coloro che desiderano avvicinarsi alla preghiera, perché noi la diamo un po' per scontata questo incontro con il Signore, no? Dici io prego, prego il Signore, ma come preghi? Cosa ci aspettiamo dalla preghiera? Perché a volte non riusciamo a concentrarci durante la preghiera? Perché improvvisamente la nostra mente va da tutt'altra parte? Cosa succede? Quindi vuole essere un aiuto anche perché io mi sono ispirata proprio alla scrittura, alla Sacra Scrittura, partendo da una prima parte del libro su quelle che sono state le figure di oranti, di uomini oranti nell'Antico Testamento. E qui abbiamo Abramo, abbiamo Mosè, Giobbe, no? E abbiamo comunque queste figure che sono state e continuano ad essere per noi un grande esempio di uomini che hanno proprio creduto in questo dialogo con Dio, perché questa è la preghiera, è un dialogo e non è solo nella modalità io prego per ottenere, prego perché chiedo qualcosa. Io prego perché la preghiera è sinonimo di incontro, è sinonimo di stare alla presenza di colui che mi ha creato, di colui che comunque è un amico per me. Perché la preghiera vuol dire vivere personalmente un dialogo con un Dio che noi non vediamo e verso il quale noi crediamo per fede. Ecco, Ecco, questo è. e a Poi. proposito, Loredana, a proposito di cammini importanti, ci sono due libri dedicati a due giganti pilastri della Chiesa, due sante, che sono Santa Teresa d'Avila e Santa Teresa del Bambin Gesù. Anche a queste sante hai dedicato due libri, sempre Tau Editrice. Quello Sì. appunto dedicato a Santa Teresa del Bambin Gesù si intitola Nel cuore della Chiesa mia madre sarò l'amore. Ecco, Sì. qual è l'intento di questo libro e la sua struttura, soprattutto, Loredana? Allora, l'intento è questo. Allora, tutti e tre questi libri che fanno parte di una collana che si chiama Granelli di Santità, sempre con la Tau Editrice. E proprio sono strutturati in un modo semplice, chiaro, per permettere a tutti indistintamente di accostarsi alla preghiera, innanzitutto nel primo libro, quindi
Si può portare benissimo con noi in una borsetta e lo possiamo utilizzare ad esempio ecco, per l'adorazione eucaristica o per un cenacolo di un piccolo gruppo di persone, quindi una preghiera diciamo comunitaria ma anche personale. E la stessa cosa per gli altri libri invece che parlano di questa figura come Santa Teresa di Lisieux e Santa Teresa d'Avila. E quindi io ho ripreso dai testi, dagli scritti di Santa Teresa, ho ripreso tutte quelle sue frasi che parlano dell'amore, perché Santa Teresa di Lisieux la possiamo definire la mistica, la santa del misticismo, ma anche del concreto spirituale. Fondato sull'amore, è la santa dell'amore, è l'amore che lei ha dato attraverso la carità verso la sua comunità carmelitana, ma soprattutto questo amore fortissimo per il Signore. Quindi è una teologia dell'amore, dove lei proprio in ogni circostanza della sua vita, lei proprio mette in pratica questo amore verso Dio, anche di fronte alle difficoltà, alle umiliazioni. Lei si è vissuto sempre pensando al Dio che è amore. Ed è questo che lei dice proprio, no? Io sento che Egli, Gesù, è in me, in ogni istante, mi guida, mi ispira a ciò che devo dire e devo fare. Quindi questa consapevolezza di avere sempre Dio con lei. Ed è proprio questo quando lei scoprirà, no, la sua vocazione. Qual è la sua vocazione? E che nel cuore della Chiesa, mia madre, cito le sue parole, io sarò l'amore. Proprio lei ci insegna quindi questa testimonianza quotidiana che noi siamo i fiori di questo giardino di Dio e che per Dio noi siamo preziosi. Quindi, la fede che cos'è? È una luce. Nella notte oscura che anche lei ha vissuto nel dolore e Certo. nella sofferenza. Stessa domanda anche per l'altro libro, anche questo dedicato ad una grande figura di santità della storia della Chiesa. Stiamo parlando di Santa Teresa d'Avila, Solo Dios Basta, anche questo appunto Tau editrice. Un libro che hai scelto di dividere in due parti, una scelta che non è stata casuale. No, non è stata casuale, anche perché io faccio una prima, ho voluto tracciare un profilo della vita della santa proprio per permettere a tutti di conoscerla bene, proprio in modo molto chiaro e soprattutto qual è stato il suo apporto nell'ambito della preghiera, dell'orazione cristiana. Lei ci ha lasciato un vero e proprio trattato, tutti i suoi scritti si fondano sulla orazione e la meditazione perché lei ha dato questa definizione di preghiera. L'orazione che cos'è? È uno stare, quindi uno stare fisicamente presente, quindi davanti a colui dal quale sappiamo di essere amati da soli a soli, no? Quindi questa preghiera personale di stare in ascolto. Quindi lei proprio dando questa definizione ha coniato un vero e proprio metodo, una scuola di preghiera teresiana. E questo è importante perché lei parte proprio dalla postura del corpo, che è importantissimo in quel momento imparare a rilassarsi, a stare di fronte a Dio. Quindi l'importanza anche del corpo, questo ci viene insegnato, tengo a precisare, anche dai padri della Chiesa, anche la scuola. Scuola della Chiesa d'Oriente, no? Che l'importanza del corpo, quindi il rilassamento, la respirazione, la preghiera del cuore, no? Quindi questo far tacere la mente per ascoltare il cuore che si mette in sintonia con il Signore. Quindi lei cosa ci dice? Stare alla presenza e guardarlo. Cioè, quando noi siamo davanti al Santissimo Sacramento, davanti a un'immagine, a un'icona o al crocifisso, guardiamolo.
Rimaniamo lì assorti e contempliamolo. Non facciamo parlare il nostro io, perché noi parliamo troppo, troppo quando noi preghiamo. Noi dobbiamo imparare il silenzio, l'ascolto. Quindi, e poi dopo. Cosa ci dice la santa? Perché non tutti sono in grado, lei lo dice nei suoi scritti, lo dice proprio nel libro della vita, ma anche nel cammino di perfezione, nel castello interiore. Impariamo, aiutiamoci con l'immaginazione. Quando non riusciamo a concentrarci, immaginiamolo in un episodio della sua vita. Lei si sentiva molto ispirata ad immaginare quando Gesù ha vissuto quella sofferenza fortissima nell'orto degli ulivi, no? Quindi durante la sua passione. Poi cosa dice? Da quel momento, quando noi abbiamo imparato e lo visualizziamo con gli occhi dell'anima, impariamo a dialogare con lui. Cioè, proprio come se stessimo davanti a un amico. E Ecco. poi dopo possiamo, lei dice anche, usare un libro di spiritualità oppure una frase. Ecco perché io dopo ho messo anche appunto, ho inserito nel testo delle frasi proprio come per aiutare, no, a una meditazione Certo. personale. Ecco Ecco, io perché volevo sapere. ritorniamo a, siamo partiti parlando della preghiera e quindi come in un cerchio ideale siamo ritornati alla preghiera anche attraverso l'esperienza di queste due grandi sante, Santa Teresa d'Avila e Santa Teresa del Bambino Gesù. Abbiamo esaurito il tempo, Loredana, vorrei fare giusto una carrellata per ricordare i titoli dei tuoi libri in ordine di pubblicazione. Quando pregate, dite alla sequela di Gesù di Nazareth, e poi nel cuore della Chiesa, mia madre sarò l'amore, Santa Teresa del Bambin Gesù e del Volto Santo, e poi ultima pubblicazione, Santa Teresa d'Avila, Solo Dios basta. Tutti e tre i libri sono editi da Tau Editrice e sono firmati da Loredana Birocci, teologa, scrittrice, musicista, che ringraziamo per essere stata con noi. Grazie a Grazie voi. Loredana, alle prossime pubblicazioni Grazie, allora. grazie. La prossima, San Giovanni della Croce, la Benissimo. notte oscura dell'anima. Ti aspettiamo, grazie e buon lavoro, alla prossima! Grazie, grazie, grazie.